Siamo in compagnia del tecnico del Lanciano di Pasquale. Mister, oggi è un punto da cui ripartire. Avete fatto una prestazione importante, gagliarda, e non avete neanche sofferto più di tanto l'approccio fisico del Capistrello, il ritorno dell'ultimo quarto d'ora. No, era un risultato che comunque i ragazzi volevano, l'abbiamo cercato, sapevamo di potercela giocare e quindi l'abbiamo fatto. È chiaro che per noi la fisicità è ancora un problema, infatti gli ultimi minuti comunque andiamo in sofferenza, però il risultato è stato voluto e bravi ragazzi. Abbiamo visto tanta tensione in campo. Che cosa è successo in occasione della sua espulsione, del suo allontanamento? Ma no, c'è stato un fallo brutto sul nostro giocatore, l'arbitro non l'ha fischiato subito, quando poi si è verificato l'uno contro uno con il nostro giocatore sul difensore avversario ha fischiato. Quando ha fischiato, se lui ha ritenuto che il fallo fosse così grave, doveva dare il rosso, invece ha lasciato comunque il giocatore avversario in campo e dando un giallo. Per un giallo non puoi interrompere un'azione di contrattacco. Io ho protestato e per me c'è stato il rosso, gratuito. Poteva fare quantomeno un discorso equo, giallo giallo. Fermo restando che anche noi addetti ai lavori oggi abbiamo avuto un momento di difficoltà perché non riuscivamo ad accedere all'impianto in quanto non c'era nessuno che potesse misurarci la temperatura. Ci sono aggiornamenti societari sotto qualsiasi punto di vista negli ultimi giorni? Quello che avete trovato sostanzialmente è lo specchio della situazione. Purtroppo siamo soli, siamo pochi e dobbiamo correre un pochettino dappertutto, anche a prendere la temperatura.